Nel senso reale della parola, la portabandiera del mondo paralimpico, però insomma io sono molto affezionato e legato a lei, alla famiglia, e penso che sia patrimonio di tutto il mondo dello sport italiano, per cui siamo felici che ci sia un contributo a cause così nobili, e devo dire che lei lo impersonifica, mi sento di dire in modo esemplare, utilizza anche la sua capacità mediatica, la sua forza di persuasione. Presidente, 40 giorni a Parigi, l'ha detto lei, questi europei hanno dato secondo lei più speranza o l'obiettivo è sempre lo stesso, sempre fare una medaglia in più rispetto a Tokyo? No, fare una medaglia, poi una volta che uno l'ha fatta vediamo se riusciamo a fare qualcosa di più. Ma io ho sempre detto che ripetere l'atletica e le 5 medaglie d'oro oggettivamente non è una cosa corretta, chiamiamolo così, però penso che quantitativamente si può pensare addirittura di fare qualcosa di più. Poi una cosa è l'europeo, una cosa è il mondiale, però le promesse sono sicuramente molto molto buone. È chiaro che tutti gli sport devono fare, diciamo, la loro parte, se qualcuno non riesce a farla qualcun altro lo deve compensare, questo è poco ma sicuro, insomma i numeri non tradiscono, arrivare a 40 è it's a long way. Va bene? Ma io ho visto una bellissima Italia, poi sai, anche qui una cosa è l'Albania, una cosa è la Spagna, però per come si era cominciato secondo me hanno dimostrato di avere carattere e anche testa. Questo poi vediamo, il calcio sappiamo perfettamente che sono uno sport di squadra, insomma non c'è il cronometro o i centimetri, ecco, in questo senso, per cui insomma il bello dello sport è questo.